Un investimento pari a 195.000 euro che andrà a servire per creare il primo stralcio del parco urbano. È quanto presentato nella mattinata di oggi a Fano con l'avvio dei lavori. Oggi partiamo col primo stralcio perché è un'area grandissima, richiede un intervento molto importante e abbiamo detto che l'avremmo realizzato per stralci. È partito il primo stralcio a tutti gli effetti ed è la parte dedicata ai più piccoli, ai bambini. Sarà un'area attrezzata per giochi, la più grande della città, moderna, con tutte le cautele anche per la sicurezza dei bambini, con tutto uno spazio poi circostante che serve per potersi rilassare, per potersi godere questo spazio, accompagnato con interventi anche di illuminazione, di acqua, con anche la fontana. Per cui ecco, siamo partiti e mi viene da dire, poiché qui c'era per tanti anni si è organizzata una festa per il parco, per stimolare le amministrazioni a realizzare un parco, da quest'anno possiamo dire che la festa non sarà più per il parco ma sarà del parco. Di che tipo di investimento stiamo parlando? Ecco, questo primo investimento è di 197.000 euro e poi ce ne saranno 400.000 nei prossimi due stralci. C'è anche una parte che verrà piantumata, quindi anche nuova vegetazione. Esatto, saranno piantumate le piante importanti, non dei ramoscelli, perché queste andranno a abbellire ma renderanno anche più accogliente e ci si immerge anche in quello che è lo spirito di un parco, quindi si aggiungeranno anche delle panchine, insomma c'è tutto un arredo che renderà questa prima parte concentrata principalmente per i bambini, ma poi in realtà è per la famiglia e per tutti.